Per il campionato di Serie 1 di hockey su pista, spettacolare pareggio 5-5 di fronte ad un buon pubblico alla Palaforte tra i padroni di casa e i campioni d'Italia del Trissino, con legittime recriminazioni da parte dei rossoblù per tre pali colpiti e per il gol convalidato a cocco del pareggio ospite, preceduto infatti da un fischio da parte dell'arbitro Claudio Ferraro di Bassano, che ha diretto con Matteo Galoppi di Follonica. E nonostante questo però è stato assegnato il gol che consente comunque ai rossoblù di rimanere con un punto di vantaggio in testa della classifica sul Trissino. Senza il capocannoniere del campionato Federico Ambrosio infortunato, la squadra di Alessandro Bertolucci ha disputato una grande prova che ha reagito bene alla notizia di lasciare a fine stagione da parte del patron Attilio Bindi, salutato con uno striscione grazie a Attilio da parte della tifoseria. Prestazione superlativa di Pedro Gil, autore di due reti e due assist, autentico trascinatore del forte. Vantaggio con Cinquini, poi il 2-0 di Gil. Il Trissino accorcia con Mendez e pareggia con Cocco sul tiro diretto. Tornera all'inizio ripresa riporta in vantaggio il rossoblù, ma replica Mendez. Pedro Gil segna il 4-3 seguito dall'ex Galbas per il 5-3. I veneti con Gavioli superano Gnata e poi con Giulio Cocco trovano il gol del pareggio contestato. Ed ora questo fine settimana testa alle finali di Coppa Italia proprio al Palaforte.